siamo qui perché il settore giovanile, prima di essere un'attività, è una famiglia, e quindi tutto quello che riguarda i componenti della famiglia, che siano giocatori, che siano allenatori, che siano tutte le persone che lavorano all'interno di questo settore, prevede anche che ci siano dei momenti di difficoltà, delle volte anche dei momenti brutti, e che come in questo caso invece si esca da un momento inizialmente brutto con una bella notizia, come quindi quello che ha coinvolto Pasquale e che ha tenuto tutti in ansia per tanto tempo, poi oggi vede invece questa famiglia festeggiare. L'Inter è una società molto presente nella famiglia dei ragazzi, che ha diversi contatti e parla spesso con i familiari, per cui sì, è vero, l'obiettivo di farli diventare calciatori è primario, però non dimentichiamo che devono diventare uomini, e per diventare uomini questi ragazzi devono seguire delle regole. In questo caso la regola familiare è la più importante, è l'affetto. Stasera siamo qui perché vogliamo passare un momento insieme al nostro compagno e di benvenuto, diciamo, per dire che ce l'ha fatta e siamo qui insieme a lui. È un'emozione fortissima, indescrivibile, vederlo qui contento con i suoi amici, un piacere che non si può descrivere, una cosa bellissima. Sì, tutta una mattina per me di quest'estate arriva questa notizia che Pasquale aveva avuto nella notte un grave incidente. Il grave incidente era con lo scooter, lui era passeggero dietro questo incidente dove era rimasto ferito. Chiaramente all'inizio non si hanno notizie certe, sempre notizie un po' confuse. Le prime notizie in verità erano veramente tragiche. Ero in apprensione, come tutte le altre persone che hanno conosciuto Pasquale, come tutte le persone che lavorano nella società, perché quando succede una cosa del genere a ragazzi di questa età, insomma, è una cosa terribile per lui, per i suoi familiari, per tutti quelli che l'hanno conosciuto. Quindi sono stati giorni strani, difficili, dove si sperava di avere notizie di miglioramento, ma insomma queste notizie tardavano ad arrivare, quindi era un po' così, una situazione di difficoltà e di incredulità generale. Sono rimasto scioccato dalla notizia, ho voluto subito accertarmi delle sue condizioni, diciamo, e ho passato notti di pensieri, però alla fine la sua forza ce l'ha fatta. Per dimenticare tutto abbiamo organizzato con amici, parenti, dirigenti e la sua squadra, perché deve passare tutto come un evento felice. Recuperare l'incidente per me è stata una vittoria, perché tutti dicevano che ci voleva tanto tempo, invece in 2 mesi e mezzo ce l'ho fatta a recuperare tutto. Quando ho risposto alla telefonata quel sabato mattina mi si è gelato il sangue, perché
perché chiaramente ricevi una notizia terribile, non sai neanche bene cos'è successo e quali ne siano le conseguenze. Di fatto sai che uno dei ragazzi che fanno parte del settore giovanile e che abitualmente vedi correre e sorridere sui campi è in pericolo di vita, quindi chiaramente a parte i primi momenti in cui non sai neanche bene cosa fare, poi ho avvisato subito la società, ho avvisato il responsabile medico, dottor Volpi, dottor Galli, le persone che in quel momento potevano mettersi a disposizione della famiglia e cercare soprattutto di capire inizialmente cosa fosse realmente successo e quali fossero le condizioni del ragazzo. La società mi ha chiesto di andare a valutare quelle che erano le condizioni del ragazzo, le condizioni cliniche, e inoltre di valutare la struttura dove era ricoverato, quindi valutare il tipo di assistenza che era stata attuata nei confronti di Pasquale. Sia nel primo ospedale dove è stato ricoverato, sia poi anche qui a Milano, sono stati molto bravi, ecco, questo è giusto riconoscerlo, e quindi così le speranze che poi l'evoluzione fosse positiva sono aumentate e per fortuna poi è andato così. La società dell'Inter ci è stata vicina tanto, perché appena ha saputo di Pasquale ci ha chiamato, è venuta a Napoli, a Nocera. Sono venuti i dirigenti col dottore, lo hanno visitato, ci hanno sostenuti moralmente e anche economicamente, perché ci hanno pagato loro il viaggio da Napoli a Milano. Sono stati sempre presenti anche quando siamo stati a Niguarda e anche quando siamo stati a Lecco per la riabilitazione, quindi sono stati molto vicini a noi come famiglia. Abbiamo oggi, stasera, e non solo, anche negli ultimi mesi, persone che gli sono state vicine, che sono state vicine a questo ragazzo, e questo fa onore all'Inter, fa onore al lavoro che il settore giovanile sta proponendo, perché non è da poco. Mi fa piacere far parte di questa famiglia, sono molto grato, molto contento, e trasmettere poi dei valori fa parte di quello che magari noi durante il nostro tragitto abbiamo imparato, e adesso abbiamo il dovere, per quelli che sono disposti a fare questo, di trasmettere ai nostri ragazzi. L'Inter è presente come famiglia ed è un gran riferimento per il settore giovanile e per tutti gli sportivi che tesserati di questa squadra. Io sono andato a trovarlo all'ospedale qui a Niguarda, però non sono sicuro che Pasquale mi abbia riconosciuto. In quel momento doveva affrontare un intervento e quindi era sotto sedazione, però sono stato contento di averlo visto in quel modo, perché in quel momento mi sono reso conto che c'era la possibilità che venisse fuori da un momento così difficile. Insomma, dopo tutto quello che avevo sentito, avevo paura di vederlo peggio, e invece in quel momento mi sono reso conto che stava lottando, che comunque era attivo, e quindi questo mi faceva ben sperare. Bravissimo ragazzo, a cui tutti vogliono, non possono non volere bene, talentuoso, è sempre stato un ragazzo molto bravo dal punto di vista tecnico. Noi abbiamo sempre pensato che un ragazzo che per le sue qualità tecniche era di quei profili da aspettare sempre, perché non aveva ancora questo fisico così esuberante, però sicuramente di grandi qualità tecniche. Questo tipo di ragazzi per noi sono quelli che magari non sono pronti subito, però sono da aspettare sempre. È un ragazzo solare, è un ragazzo molto,
molto bello dal punto di vista caratteriale e si merita una seconda opportunità per fare quello che è la sua passione, cioè che è il calcio. Da questa serata mi aspetto di mettere via i cattivi pensieri che sono stati questi mesi e andare avanti con la vita e vedere mio figlio felice, punto, basta. Ma io mi auguro di rivederlo il prima possibile ad allenarsi con i suoi compagni, questo sarebbe un regalo grande e personale che Pasquale potrebbe farci a noi indirettamente, lo farebbe anche per lui sicuramente, però come allenatore la soddisfazione più grande sarebbe rivederlo qua in Terello nei campi come se non fosse successo niente, questo sarebbe un grande traguardo per lui e per noi. La serata è andata bene, si è divertito, tutto perfetto, tutto alla grande. Siamo tutti felicissimi di questa serata, veramente. L'Inter ha fatto tantissimo, in realtà l'Inter ha fatto quello che è giusto che una società faccia nei confronti di uno dei propri tesserati, ma più che tesserati, e quindi non va considerato dal punto di vista dell'interesse che si può avere su un bene della società, ma semplicemente perché la società è fatta da esseri umani e qualsiasi essere umano, dal giocatore della prima squadra al magazziniere, all'allenatore, al giocatore, ha una connotazione che lo rende parte di questa grande famiglia. Io sono sicuro che ne verrà fuori una bella storia, una storia che poi con gli anni nel futuro si ricorderà col sorriso sulle labbra, perché è capitato anche a me. E ne vengono fuori alle persone che riescono ad avere passione, che riescono ad avere dal punto di vista umano delle cose belle, avranno sicuramente anche successo e queste storie finiscono sempre con happy end. Voleva vincere la battaglia della vita e l'ha superata. Questa serata basta che rivedo gli amici, basta che rivedo i dirigenti, i mister e la mia felicità si moltiplica.